Siamo in compagnia di mister Scorrano dell'Ocri. Un primo tempo dell'Ocri forse un po' troppo timido, però nel secondo tempo l'Ocri è uscito fuori, è uscito allo scoperto e ha fatto affidamento probabilmente a uno dei suoi uomini di più esperienza, ovvero Libri. Sì, il primo tempo eravamo un po'... ci preoccupavamo più di loro che pensare a noi nel nostro gioco. Lavoravamo più in fase difensiva che in fase offensiva. Sbagliato, perché io gli ho detto ai ragazzi che in queste partite noi non dobbiamo commettere errori. Oggi abbiamo preso gol su un errore nostro, anche perché loro, una buona squadra che gioca bene, ma non avevano tirato in porta, quindi era fino all'azione del loro gol era una partita nella parità giusta, però sempre su un errore nostro, perché abbiamo perso palla, una ripartenza, una palla che potevamo gestirla diversamente, l'abbiamo gestita male, però poi l'abbiamo recuperata. Comunque il secondo tempo i ragazzi hanno dato grande forza, grande carattere, adesso che riesco a recuperare pure altri giocatori che ho fuori, la squadra veramente sta dando grandi segnali di ripresa. È una squadra giovane che dobbiamo ancora lavorare bene per poter uscire fuori, però questo è un bel campionato, perché abbiamo visto oggi il San Biasio è una squadra importante, lì sopra questi saranno tutti scontri diretti importanti adesso da gestirli bene con molta testa, senza fare errori come abbiamo commesso oggi. Allora, mister, anche oggi, come diceva prima il suo direttore generale, una squadra che forse è stata un po' troppo sfortunata fino ad oggi, e si è notato comunque che è una squadra molto organizzata, ben allenata, e oggi comunque arriva un buon punto sul campo di Locri, che non è sempre semplice. Buonasera innanzitutto, io non mi va di parlare di sfortuna, perché si andrebbe a creare un alibi che i calciatori non voglio che se ne creino. E resta un rammarico, perché sì, abbiamo fatto secondo me un'altra ottima prestazione, però abbiamo raccolto poco per quello che si è creato. Forse nell'unica occasione in cui il Locri, diciamo, ha calciato verso la porta, ha fatto gol. Bravo il Locri, ma sicuramente, come dicevo prima, il rammarico rimane, perché abbiamo offerto anche oggi una grande prestazione, però sono un bel po' di domeniche che torniamo a casa con poco o nulla.